risposte veloci, senza bacchette magiche, riportando un po' di normalità e buonsenso in Italia. Ma veloci quanto? Cioè, il più breve tempo possibile per il governo, nella migliore delle prossime settimane, no? Settimana prossima. Già giurare settimana prossima. Sì, sì, no, ma poi il problema non è giurare, il problema è cominciare a fare, a lavorare, anche perché adesso si avvicina l'estate e non voglio pensare a un'altra estate di sbarchi, di sofferenza, di caos, di scontri, di confusione, di sprechi, quindi... Ma non se lei fosse ministro dell'interno, quest'estate gli sbarchi come li affronta? Ne parleremo da settimana prossima, ne parlerete con chi ne avrà la responsabilità, senza bacchette magiche. L'obiettivo, come abbiamo sempre detto, è di ridurre ulteriormente gli sbarchi e di aumentare le espulsioni, con le buone maniere, rispettando la legge, eccetera, eccetera, eccetera. Salvini, ma l'ipotesi staffetta, per quale motivo tramonta? Per chi la deve far per primo? Noi ci prenderemo la responsabilità mettendoci la faccia in prima persona, con un premier, essendoci due forze politiche con due provenienze diverse. Mi sembra giusto che si scelga una figura che vada bene a tutti e due. Però voi dicevate che il premier italiano... No, che abbia dato una mano a scrivere il programma. Però voi dicevate che gli italiani si trovavano un premier non indicato da loro. E qua c'è una coalizione che al momento rappresenta il 60% degli italiani e alle urne ha rappresentato più della metà del voto degli italiani. Quindi se nasce un governo che rispecchia il voto della maggioranza degli italiani, questo sì. Poi io capisco la passione per il nome del premier, per me fa fede quello che c'è scritto e che dobbiamo fare, chiunque siano gli esecutori, ci metto dentro anche i ministri, chiunque sia il ministro del lavoro, a me interessa che si smonti la legge Fornero, e chiunque sia il ministro dell'economia mi interessa che si riduca il peso fiscale. Comunque una figura politica, non un professore, perché gli italiani non ne possono più di professori. No, ci sono professori che sono figure politiche e ci sono figure politiche che non sono professori, quindi l'importante è l'equilibrio. Un democristiano, certo.